In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi guarirmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii guarito. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu guarito. E ammonendolo severamente lo scacciò via subito e gli disse: guardati di non dire niente a nessuno, va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. Adesso vi prego di fare attenzione, perché vorrei dire in questa spiegazione che farò, non sarà tanto lunga, tante cose scoperte con la preghiera di questi anni fatta per tante persone malate. Allora guardate, a quei tempi le cose erano tanti, i malati terminali di tumore sono tanti oggi, i nostri tempi, i malati di malattie incurabili come la lebbra allora ce ne sono tanti, ma chi alza gli occhi al cielo a chiedere l'aiuto del Signore? Oggi viviamo in un tempo dove la scienza si è separata dalla fede, ha fatto prima dello Stato quello che ha fatto adesso, noi siamo Stato laico, fino a pochi decenni fa lo Stato era confessionale, sceglieva nella religione cattolica la religione di Stato del popolo italiano. Non è più così adesso. Lo Stato è decaduto spiritualmente e la scienza ancora prima, per cui tutto si fa in base alla medicina. Se un malato terminale, cosciente della sua malattia, spera di guarire, non lo spera perché spera un intervento di Dio, spera che magari esca qualche medicina all'ultimo momento fatta da qualche ricercatore, qualche cura da qualche medicina alternativa, un professorone più bravo in un'altra parte del mondo, una clinica più specializzata che ha dei macchinari e delle tecniche, dei protocolli che altri non hanno, ma non perché Gesù mi possa guarire. Questa è una cosa. Per cui quello che conta per il malato e di conseguenza per la sua famiglia è la parola del dottore. Se il dottore dice: ci abbiamo l'80% di possibilità di guarigione, ah ecco che bello, così allora coraggio. Se il dottore dice: qui purtroppo non c'è da fare più niente, massimo 3 mesi e la persona sale al cielo, muore, allora tutti si rassegnano che deve morire, finito lì, compreso noi sacerdoti e l'autorità ecclesiastica. Se il dottore dice così, bisogna rassegnarsi al volere di Dio, che se è avuto così, bisogna accettare come Madonna sotto la croce. Invece questa menzogna, questo aver idolatrato la scienza deve passare via, e in noi popolo di Dio e in noi sacerdoti deve entrare il fatto che vita o morte appartengono solo a Dio, neanche alle malattie. Conoscete la storia dei martiri? Uno degli ultimi che abbiamo ricordato in questi giorni, 3 febbraio, che abbiamo ricordato? Il 3 febbraio? San Biagio. Lui era un medico, convertitosi al cristianesimo da adulto, poi è diventato, quindi prima cristiano, battezzato, poi sacerdote e poi vescovo della sua comunità in Armenia. E durante la persecuzione dell'impero romano lui andò male, perché nell'impero romano d'Occidente l'imperatore Costantino aveva fatto l'editto di Milano con il quale autorizzava la libertà di culto al cristianesimo e quindi ha definitivamente fatto cessare le persecuzioni contro i cristiani. Invece nell'impero romano d'Oriente, dove stava l'imperatore Licinio, Licinio era un occultista e faceva l'evocazione degli spiriti del male,
Le persecuzioni sono continuate anche dopo il 313 e in una di queste si è beccato San Biagio. Allora, San Biagio, quando fu arrestato, fu torturato, cercarono di farlo affogare, buttandolo in un lago con dei pesi per far andare a fondo. Non sono mai riusciti a ucciderlo. I suoi carnefici torturavano, lo buttavano in carcere massacrato, la mattina dopo stava sano, perfetto. Quando l'hanno buttato sul lago con i pesi per farlo affogare, lui si mise a sedere lì sull'acqua, normalmente. Allora il comandante mandò 85 soldati a afferrarlo, 65, morirono affogati loro e San Biagio no. Poi alla fine fu decapitato e morì così. Sapete perché Dio faceva questo? Dimostrava ai carnefici che il martire era sotto la sua protezione. Finché lui non diceva di sì al martirio, anche se provavano a ucciderlo, il martire si guariva, si salvava sempre. Quando il Signore diceva di sì, il martirio poteva andare a termine. Ma questo per far capire che lui, anche nel caso del martirio e quindi dell'omicidio volontario del martire, era il padrone della vita di quell'uomo. Nessuno ha potuto rimettere le mani a Gesù Cristo prima dell'ora della croce. Hanno provato più volte a ucciderlo. Non ce l'ha fatta nessuno. Perché Gesù godeva della protezione divina per poter mandare a termine la sua missione di annunciatore del Vangelo. Quando ha fatto tutto, è arrivata l'ora della croce ed è morto in croce. Prima nessuno ha potuto fare niente. Il che significa che sia in mano di tumore, quello più brutto che c'è, con le peggiori, cioè quello che resiste alla chemio, alla radio, se Dio vuole ci muoio di questo tumore e mi si riprende. Se Dio non vuole, anche se mi danno dopo domani mattina il termine della vita, i miei dottori, non muoio, perché in cielo ci vado soltanto quando mi chiama il Signore. Questa è la verità. Il padrone della vita e della morte è solo Dio, solo ed esclusivamente Dio. Chiaro? Allora, l'ateismo che c'è, dove si è portata la scienza al posto di Dio, i professori ai posto dei santi, ha portato al fatto che i miracoli non esistono più. Si parlano di miracoli scientifici, ma non dei miracoli di Dio. La scienza ha fatto tanti passi avanti, per quanti passi avanti ha fatto la scienza, il fronte delle malattie ne ha fatti ancora molti di più. Il tumore ai tempi di Cristo non esisteva, le malattie genetiche non esistevano, le malattie degenerative, sono una marea di malattie nuove. E stanno facendo disastri, tutte incurabili, inguaribili. Ma da quanti anni è si stanno studiando i rimedi contro il tumore? Nessuno ancora è riuscito a trovare nulla di veramente valido. Quanti miliardi di lire prima, di euro dopo, di dollari sono stati impegnati per la ricerca? E se anche fosse sconfitto il tumore, ci sono pronte di altre, di malattie più tremende che fanno più danni ancora. Come si può togliere Dio e i suoi miracoli a favore dell'uomo? Come fa la scienza a continuare ad essere atea? È una cosa grave questa, soprattutto nei confronti delle persone che soffrono. Allora, la massa di tante persone che soffrono, tante volte ecco, su Facebook ho trovato un gruppo di donne malate di tumore e loro fanno la lotta contro il tumore, quindi ci tengono ad essere sempre belle, atletiche, attive, perché devono sconfiggere il mostro che è il tumore.
ho provato una di queste a chiedere se voleva preghiere per la sua guarigione attraverso Facebook. Gli ho mandato le testimonianze scritte e video di alcune persone guarite dal tumore durante le preghiere. Ho detto: io sono cattolica, ma non credo nelle guarigioni. Succederà quello che succederà. Io adesso vivo così, dedicandomi a fare le cose che mi piacciono, così consigliano i dottori e i psicologi per i terminali delle malattie non guaribili, e basta. Sono cattolica ma non credo ai miracoli. Quando ho letto questa cosa qua, cattolica sei, che se non credi ai miracoli. Il primo miracolo da credere nel cattolicesimo è quello lì. Si chiama risurrezione dei morti di Gesù Cristo. Senza quel miracolo non esiste il cristianesimo. La fede cristiana non è basata sui 10 comandamenti. Scusate, però Salvini, quando ha detto che la religione musulmana è una legge e non è una religione, ha ragione. Il cristianesimo non è basato su una legge, i 10 comandamenti, è basato sulla risurrezione di Cristo, su un grande miracolo meraviglioso di Dio per noi, la risurrezione dei morti. E la fede nella risurrezione dei morti origina il cristianesimo in noi. Non 10 comandamenti, tanto è vero che oggi catechismo, ragazzi, non si fa più come nei nostri tempi a partire dai 10 comandamenti. Si fa parlando innanzitutto dell'amore di Dio, poi di tutto il resto. Allora, che cosa deve avvenire? La malattia è una cosa da sconfiggere, è una cosa brutta. Dio non ci ha creati per essere malati, ci ha creati per essere sani. Dio non ci ha creati per morire, ci ha creati per vivere eternamente. Se nel nostro cammino incontriamo la malattia e la morte, dobbiamo sconfiggere tutte e due, la malattia e la morte. Teresa è morta con il corpo, nell'anima, è una santa, l'ha vinta molto prima la morte, con la sua fede nel Signore. Poi il suo corpo pure risorgerà. È stata definitivamente sconfitta la morte. Questo è l'opera di Dio per noi. Allora, se un male non si può sconfiggere con le forze naturali, va sconfitto con le forze soprannaturali. Nessuno si può arrendere dicendo: beh, non si può fare più niente. No, quando umanamente parlando non si può fare più niente, è allora che viene il bello, perché c'è Dio, è solo Dio, e tutto si gioca nel rapporto con Lui. Guardate, non so se mi è capitato nella vita, quante volte il Signore ci mette in situazioni dove esiste solo Lui come punto di riferimento. E lo fa apposta il Signore, perché vuole che noi impariamo a stare in piedi spiritualmente, nella fede. Solo Lui, senza appoggi umani. Allora, grazie. Questo lebbroso quindi è rappresentante di quelle persone che non si arrendono al male, ma vanno a cercare l'unica soluzione possibile, Gesù Cristo, il miracolo, Dio. Qui si tratta di lebbra, e quindi vale per tutti i malati di una malattia incurabile e terminale. Però poi anche in altri campi abbiamo situazioni analoghe. Invece di essere malato un corpo, può essere malato un matrimonio, in maniera incurabile e terminale, con la separazione e il divorzio. Può essere un figlio tossicodipendente. Chi toglie la droga, vizio tremendo, dal figlio? Può essere un vizio che uno c'è addosso, fisico o spirituale. I 7 vizi capitali ci danno la morte eterna, altro che la morte del corpo, molto peggio. Avarizia, uno che attaccate i quattrini, è chiamato ad essere una persona che dà e non una persona che prende e che ruba. E come lo vinci questo vizio?
Chi è oggi? Quante situazioni di persone che hanno avuto bisogno di soldi, ma non per fare la spesa, ma di grosse cifre per mettere a posto delle situazioni brutte, non so, di 10-15 affitti arretrati con lo sfratto, non parliamo quelli con le ditte, che chiusa la ditta con tante famiglie che vanno per strada. E hanno chiesto aiuto amici, parenti, persone ricche, manco, prima era una lira, manco un euro in prestito, non in regalo, in prestito, perché per la paura che dopo non ritornava indietro il denaro. Nessuno dà, se si tratta di prendere sì, ma di dare chi fa? Chi dà? Chi attacca dei soldi non dà niente a nessuno, ed è un vizio di questo, perché significa che uno ha attaccato più soldi che all'amore per il prossimo. Allora, ecco, allora, la situazione del lebbroso è analoga a quella di tante altre situazioni. Guardate che vizi spirituali come la superbia, l'avarizia, l'ira, eccetera, eccetera, l'accidia che cos'è? Accidia. È un vizio spirituale. Qualcuno sa che cos'è l'accidia? L'accidia è la pigrizia spirituale. Uno per esempio sa che ha scoperto l'importanza della preghiera e sa che deve correggere qualcosa nella sua giornata per cominciare a pregare. Ma adesso c'è da fare questo, la preghiera, dopo. Uno dalla mattina, quando si alza, sa che deve pregare, lo rimanda alla fine, 5 minuti prima di addormentarsi. Perché durante tutti i momenti buoni della giornata nei quali poteva pregare, qualcosa, si chiama accidia, pigrizia spirituale, non ha fatto mai fare questo passo, di pregare. Quando vai a dormire la sera, quando addormenti non preghi manco lì. Giornata di preghiera sprecata. E così per tutte le altre cose, andare a messa, fare una cosa buona, un pellegrinaggio, ma non c'è da fare questo, c'è... Uno rimanda sempre, perché per la pigrizia spirituale, non siamo mai pronti per il Signore. E per fare le cose buone. La pigrizia spirituale ti uccide, spiritualmente parlando, perché non ti permette di cominciare la vita di Cristo. È una cosa tremenda. E sei pronti per il Signore, lo zelo per il Signore, zelanti per il Signore. Allora, la situazione del lebbroso è analoga a queste altre, tante altre realtà. Per vincere questo male c'è a disposizione Gesù Cristo. La buona notizia è che Gesù Cristo è risorto dai morti, ha vinto la morte. Se lui ha vinto la morte, vincere un tumorino, che cos'è? È più facile, ha vinto la morte, figuriamoci vincere un tumore. Che è una malattia, non è la morte. Vincere un peccato, un vizio, convertire una persona, per lui è facile. Per noi è impossibile, per lui è facile. Allora noi attraverso Cristo abbiamo a disposizione altro che, come si chiama quello della Corea del Nord, Kim con che cavolo, come si chiama, che ha il missile che va fino all'America a far esplodere la bomba atomica. Abbiamo molto di più. Abbiamo Gesù Cristo risorto dai morti a disposizione per combattere i nostri mali. Perché ci arrendiamo, ci spaventiamo, ci disperiamo di fronte ai guai che ci abbiamo? Ma quanto siamo stupidi! Mi ricordo, Mario il marinaio, un giorno andò con la famiglia presso un acquapark, gli scivoli dell'acqua. Allora c'era uno scivolo lungo, finiva con la piscina, l'acqua era bassa. Allora lui, c'è andato la figlia, sbutta la moglie giù. Arriva in fondo, fuoco, aiuto, aiutatemi. Mario scoppia a ridere e dice, oh,
E lunga queste gambe, alzati in piedi. E qui la salsò e l'acqua arriva da qua. Affogarsi dove l'acqua ti passa la cintola, proprio non esiste. Noi ci affoghiamo dove l'acqua ci passa sotto la cintola, perché ci andiamo a perdere in problemi che a noi sembrano irrisolvibili, quando abbiamo a disposizione Gesù Cristo, che ha vinto la morte, che ha vinto il diavolo, che ha sconfitto la cattiveria del mondo. Ma quanto siamo stupidi, quanto siamo fragili. Perché non sappiamo fare battaglia contro il male e sconfiggerlo? Allora, questo lebbroso è andato da Gesù Cristo per chiedere la guarigione. Ognuno di noi dentro se stesso ha tre virtuti rogali, fede, speranza e carità. Quale di queste tre in modo particolare l'ha spinto ad andare da Gesù Cristo? La fede, la speranza o la carità? Rispondete voi, pensateci un attimo e rispondete. No, la speranza. Per quale motivo? Perché invece di disperare di guarire, attraverso Gesù ha sperato di guarire. Ecco, Gesù è la mia unica speranza. Allora è andato da Gesù Cristo. La speranza è quella che ti mette in cammino. Nelle tre virtù teologali, la speranza è quella che ti fa muovere, ti spinge innanzi nel cammino. Per raggiungere quell'obiettivo, lo speri quello lì. Lui ha sperato di guarire. Se non avesse sperato di guarire, sarebbe diventato un disperato, senza più speranza. Gli sperati normalmente si sparano, senza più speranza. Allora, guarda che razza di cosa potente. Quando quest'uomo sapeva che tutte le speranze umane erano finite, in lui gli è rimasta la speranza in Dio e è andato a Gesù Cristo. Questo San Paolo lo chiama sperare contro ogni speranza e lo applicò ad Abramo dicendo che Abramo imparò da Dio a sperare contro ogni speranza, perché sapendo che era vecchio, lui e la moglie, sapendo che la moglie era sterile anche da giovane, però sapendo che Dio gli aveva promesso di dargli un bambino, imparò a sperare in quello che Dio gli aveva detto, quando a livello umano non c'era nessuna speranza che quello che Dio gli aveva detto si sarebbe realizzato. Sperare contro ogni speranza. Questa è la speranza virtù teologale, la speranza che vuole Cristo viva in ciascuno di noi. Sperare contro ogni speranza. Ecco, il lebbroso sperò contro ogni speranza che lui poteva guarire, che Gesù Cristo, essendo un uomo di Dio, poteva fargli questo miracolo. E andò da Gesù Cristo facendo tutto quel tremendo cammino, sofferto. Guardate che ha fatto veramente uno sforzo, umanamente parlando, incredibile per raggiungere Gesù Cristo. Oggi noi non facciamo sforzi per il Signore, neanche quelli minimi. Allora, la speranza era viva in quest'uomo. Prima di tutto la speranza che l'ha messa in cammino, poi la fede, perché quest'uomo doveva credere che la sua malattia, umanamente inguaribile, Dio poteva guarirla. È una cosa che si trova facilmente questa in giro, la fede, è una cosa che si trova facilmente in noi stessi, tutti crediamo che Dio possa fare risolvere tutti i problemi.
quando l'angelo disse alla Madonna che sarebbe diventata madre senza concorso di uomo, e disse: spiegami come avverrà, come è possibile, perché sennò è impossibile. E l'angelo le disse: lo Spirito Santo scenderà di te, su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo, nulla è impossibile a Dio. La fede ti fa credere che nulla è impossibile a Dio, che qualsiasi genere di miracolo, di potenza spirituale può avvenire quando Dio decide di farlo. Quindi qui stasera Dio può fare per me, per te, qualsiasi genere di miracolo, può tutto. E noi siamo chiamati a imparare a credere questo. E vi assicuro che Dio ti sta lavorando, mettendoti cioè in situazioni difficili e permettendoci di essere attaccati dal male da persone cattive, perché vuole che noi impariamo a confidare in Lui, a credere nella sua potenza che è più grande della potenza del male. Che cosa doveva credere quel lebbroso? Allora, numero uno, al miracolo, il quale per definizione è una cosa che va sopra le leggi della natura. Il miracolo per una donna sterile o per una donna che è passata la menopausa di avere un bambino quando scientificamente non si può avere. Allora, Dio non è legato anche lui nel suo agire dalle leggi della natura. Dio è soprannaturale, agisce al di sopra, ne è padrone. Seconda cosa, che Dio non solo è più forte della natura, ma più forte anche del male, che già di per sé è più forte della natura, perché il male la distrugge. Quando il diavolo, attraverso le malattie o persone cattive, attacca la natura, la rovina, la distrugge. Allora, il male è più forte della natura, la sovrasta. Dio è più forte del male, che è più forte della natura nostra. La fede nostra deve credere che Dio è più forte delle leggi della natura, che Dio è più forte del male, che è più forte delle leggi della natura. Questa è la nostra fede. Ha creduto il lebbroso questo? Certo che l'ha creduto. Quando ha chiesto a Gesù Cristo: Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi. Tu puoi guarirmi. Hai il potere, tu puoi. Hai il potere di guarirmi. Evidentemente dentro di sé ha maturato qualche cosa di buono, sì o no, questo lebbroso? Dove sta questa maturazione del popolo di Dio? Che Gesù ha potere di guarire i malati terminali, di guarire i matrimoni terminali, di guarirci le vizi che non ce la facciamo a dominare, di guarirci eccetera eccetera eccetera. Questa maturità di fede vuole il Signore che venga nel suo popolo. Credere che Lui può tutto e diventare stabili in questa fede, tanto che se ci succedono cose brutte non ti scalfiscono, tanto Dio è più potente. Rimaniamo fermi, in piedi, senza impaurirci, senza perderci d'animo. Dio è più forte. E chi mi può toccare? Chi mi può fare nulla? Dio è con me, Dio mi ama, Dio mi protegge. Lui è il più grande. Una persona che fa così può attraversare situazioni difficili e le deve attraversare quando si tratta di vivere in un mondo cattivo, e le deve attraversare quando si tratta di fare del bene agli altri, che è ancora più difficile, bisogna pagare un prezzo salato per poter fare del bene alle persone, e rimani fermo in piedi perché sai che Cristo vince nella tua storia, nella tua vita. Allora, il lebbroso era un uomo di speranza,
non è rimasto nel sudiciglio di dolore, si è messo in cammino perché sperava la sua guarigione da Cristo. Il lebbroso, un uomo di fede, ha creduto che il Signore lo poteva guarire. Era più forte della lebbra, ecco la cosa. Gesù più forte della lebbra, Gesù più forte del tumore, Gesù più forte della SLA, Gesù più forte di qualsiasi altra cosa, Gesù più forte del divorzio, Gesù più forte dell'aborto, Gesù più forte della sterilità, Gesù più forte di Satana in persona. È più forte lui, perché è Dio. Poi, forse la cosa più difficile da credere, bisogna credere anche, Gesù, spero che mi guarisca, mi metto in cammino. Gesù, credo che lui può farlo, ma lui lo vorrà fare? Qual è il volere di Dio? E qui cadiamo in tante situazioni difficili, difficilissime. Perché? Ecco, il volere di Dio. Gesù ci ha insegnato nel Padre nostro a dire così: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Per lui Gesù era facile dire questo. Lui sapeva, credeva che il Padre era più grande di lui, che è il Dio dell'amore. E quindi per Gesù, ecco, il volere del Padre è la cosa migliore in assoluto che gli poteva capitare e che poteva realizzare in noi. Ma noi che sulla fede nicchiamo abbastanza, siamo in grado di dire sia fatta la tua volontà? E se questa volontà non ci piace, glielo diciamo ancora sia fatta la tua volontà? Non solo sia fatta, ma si faccia così, perché gli angeli santi sono in cielo, quelli fanno il volere di Dio e lo fanno pienamente. Si faccia sulla terra pure la tua volontà, anzi si faccia così bene come in cielo la fanno bene gli angeli e i santi. Siamo a questo livello qui sulla terra? Direi proprio di no. Allora Gesù ci ha insegnato a chiedere che noi sulla terra diventiamo imitatori degli angeli e dei santi che nel cielo fanno la volontà di Dio in una maniera perfetta. Allora, qual è questa grande realtà? Il rischio, per chi non crede, è che se dopo Gesù vuole che io muoia, come faccio a dire sia fatta la tua volontà? E qui viene lo sparacchio della religione della croce, anzi della solo croce. Questo è un modo di interpretare il cristianesimo diabolico, per cui ho detto e ripeto che il film di Mel Gibson, tanto sannato, compreso dall'autorità ecclesiastica, La Passione di Cristo, non è per niente un bel film sul Signore, perché lui ha soltanto fatto vedere la passione del Signore e sofferenze, mentre l'annuncio cristiano non è che Gesù ha tanto sofferto per noi e basta. L'annuncio cristiano, la buona notizia, è che Gesù Cristo ha vinto la morte, è stato ucciso per causa dei nostri peccati, ma lui ha vinto la morte. Quindi nella Pasqua, nella resurrezione dei morti nasce il cristianesimo. Ma se uno presenta il cristianesimo soltanto come l'esaltazione della sofferenza, è il sacrificio più grande, dare la propria vita anche per i nemici, l'amore di dare la vita per quelli che tu ami, però tutto finisce con la morte, è il triunfo del diavolo se tutto finisce con la morte. Per quello è un inganno, e quel film fa terrore spirituale. Ma allora io, se voglio diventare cristiano, devo soffrire come ha sofferto Gesù Cristo? È tutta una sofferenza, tutto un buio, tutta un'amarezza, tutto un vuoto? Non è così. Il volere di Dio. Chi è stato alla messa in questi giorni feriali? Qualche giorno fa c'era una lettura che diceva
che quando la gente vedeva come si comportava Gesù Cristo, commentavano così: ma guarda, i ciechi li fa vedere, i sordi li fa sentire, i muti li fa parlare, gli storpi li fa camminare. Fa bene tutte le cose. Questo è un profeta che fa bene tutte le cose. Non fa le cose storte. Raddrizza tutto, rimette tutto nel giusto posto. Le vie con il senso unico, no? C'è la freccia che ti dice che tu in qua ci puoi andare e nel senso opposto non ci puoi andare, senso unico. Gesù Cristo c'è un senso unico. Il malato lo guarisce, non lo fa morire. L'indemoniato lo libera, non lo lascia a Satana, non lo consegna a lui. Il peccatore lavora per la sua conversione, non va lì, disgraziato, ti manda all'inferno per calpistarlo, per distrutto definitivamente. Dice, sono venuto per salvare il mondo, non per condannare il mondo. La direzione, il senso unico di Gesù Cristo è sempre per il bene. Malato, guarisci. Morto, risusciti. Posseduto dal diavolo, ti libero. Peccatore, schiavo dei peccati, ti converto. Sempre in questo senso. E allora, quando il lebbroso si affida alla volontà di Gesù Cristo, se tu vuoi puoi guarirmi, apparentemente si butta come fa uno dall'aereo a 10.000 metri di altezza, senza paracadute si butta, che non c'ho garantito di nessun genere, mi butto. E invece si butta tra le braccia di Dio. Perché qual è la volontà di Dio per lui lebbroso? Lo voglio, sii guarito. Capite che grande realtà? Che scoperta ha fatto questo lebbroso? Lo voglio, sii guarito. Qualcuno può dire, ma mi ho pregato tanto per alcuni malati terminali di tumore e non ha guarito il Signore. Ho tante tante preghiere. Attenzione, quando uno muore facendo diventare la sua morte il più grande atto di amore della vita terrena, la morte di quella persona è la sua distruzione? L'amore più alto della vita è esercitato nella morte, col sacrificio. È il massimo, è la resurrezione più grande che esista, è la guarigione più profonda che c'è. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per coloro che tu ami. Di conseguenza, da parte del Padre, il massimo del premio. Ti risuscito, figlio mio, tu così a me piaci. Quindi anche in quel caso, però perché è una morte fatta per amore, per la vita. Guardate altre cose. Fino adesso mi ho parlato del lebbroso nei confronti di Dio. Adesso guardiamo dall'altra parte, Dio e Gesù, Dio fatto uomo, nei confronti del lebbroso. Quando Gesù Cristo vede arrivare a sé quest'uomo, c'è una bella sensazione, ah guarda che bell'uomo, tutto muscoli ben fatto, capelli messo bene, profumato, così. Ma vi assicuro che puzzava chissà quanto perché il lebbroso non poteva farsi la doccia tutti i giorni né il bagno a fine settimana. Non poteva, non si poteva avvicinare da nessuna parte. Se si poteva fare in qualche ruscello, ma con la lebbra come ti lavi? Chissà quanto puzzava. Brutto, perché la lebbra ti deforma, ti fa cascare i pezzi di carne. Brutto proprio, da far schifo. E allora Gesù già di fronte. Anche dal punto di vista estetico, la bellezza è una delle cose che ci smuove di più come persone. Quante
anime si sono innamorate di Gesù Cristo perché magari il Signore si è mostrato a loro. E Bernadetta, quando ha visto la Madonna, era bellissima la Madonna. E allora lei tutto faceva per la Madonna. Gesù, come dice la Bibbia, è più bello tra i figli dell'uomo. L'uomo, nell'opera creativa di Dio, quando Dio fece l'universo, le piante, gli animali, il cielo e la terra, per favore si può spegnere il riscaldamento che comincia a fare troppo caldo, che cosa fare? O perlomeno ridurre. L'uomo era il culmine della creazione, la cosa migliore fatta dal Padre. Quando Gesù si vide la cosa più bella fatta dal Padre, il distrutto della lebbra, dice, ma come? Ma chi ha fatto sto macello qua? Ecco, per dare un'idea, se questa pittura fosse stata fatta da Giotto o da Michelangelo, sarebbe 50.000 volte più bella di questa. Però fosse rovinata dall'umidità, si comincia a togliere il colore, eccetera. Ma guarda, chissà quanto era bella quando era appena fatta da Michelangelo. Adesso si è rovinata, allora si restaura. E le tecniche di restauro ormai sono meravigliose, riportano quadri, statue nelle condizioni originali e diventano bellissime. Il restauro, guai, il ministro della cultura, dei beni culturali, artistici, non può non adoperarsi per il restauro, perché è l'opera dell'ingegno umano. Se uno trascura le opere dell'ingegno umano, chi rattrimista... E ci sono soldi e soldi e soldi e lavoro, tecniche per poter restaurare bene le cose belle rovinate. Beh, figuriamoci Gesù Cristo a vedere il lebbroso. Dentro di lui si è smosso proprio una cosa profonda, una rabbia contro il diavolo che aveva rovinato così questa povera persona e la voglia di mettere a posto questa... Ma tu vedi... un bambino malato, ma moribondo, rovinato dalla malattia, che cosa non faresti perché questo bambino potesse tornare in salute? Perché non ci può stare attaccato a questo bambino questa malattia. Però abbiamo le mani legate perché la nostra capacità di natura è limitata. Ecco, al massimo si è fatta la raccolta di soldi per mandarlo in America a operarsi a 400.000 euro dal dottore, non so che cosa. Ma... però il desiderio che stia bene di stare dentro di noi non può rimanere in quel modo. Ecco, Gesù Cristo era uomo e Dio. Da uomo voleva che questo suo fratello stesse bene come lui. Da Dio aveva il potere di farcelo diventare in salute. E quindi lui combatte con le armi umane e divine perché quell'uomo tornasse alla bellezza originale con la quale il Padre suo l'aveva creato, sconfiggendo l'opera del maligno dentro di lui. Questo sentiva Gesù Cristo in sé per il lebbroso, una parte di quello che sentiva, perché guardate che razza di cose belle. Allora, quando il lebbroso gli dice, Signore, se tu vuoi guarirmi, la prima reazione di Gesù Cristo nei confronti di questo lebbroso, io ho spiegato quello che dice il Vangelo, Gesù ne ebbe compassione. Compatire non è una parola brutta, significa soffrire della sofferenza che c'è con la persona. Tu sei lebbroso, se io ho amore per te è come se avessi la lebbra io, la tua lebbra diventa la mia lebbra perché ti voglio bene e soffro che tu sei lebbroso. Se io non ho dentro di me l'amore per te, me ne frego che tu stai la lebbra. Bene io, bene tutti. Siccome Gesù Cristo era l'amore fatto carne, lui soffriva della sofferenza del lebbroso. Non poteva non soffrire di quella cosa, perché era amore. Compativa, stando di fianco al lebbroso, vedendo il lebbroso, soffriva della sofferenza del lebbroso. Beh, umanamente parlando, già questa è una bella cosa, perché
Se io devo portare e soffro di portarlo un peso di 100 kg, se mi viene di fianco uno che mi compatisce e mi aiuta a portare il mio peso, 100 kg diviso 2 quanto fa? È più leggero il peso. Se invece di due persone ce ne stanno 4, quanto peso? 25 kg. Già cominciando a essere molto leggero. Se io ho un peso di 100 kg e quello che mi viene accanto a condividere il mio peso è uno che fa sollevamento pesi, lui ne porta 80 e a me me ne lascia 20, o 90 e me ne lascia 10. Capite perché Gesù Cristo ci disse: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi ed io vi darò ristoro. Prendete sopra di voi il mio giogo, perché il mio carico è leggero. Come si può dire il carico leggero? La croce è leggera? Non è leggera. Ma siccome la porta Gesù con noi, e Gesù è più forte di noi, ci diventa leggera. Non perché siamo bravi noi, perché è forte Lui. Capito? Così funziona. Gesù allora ha avuto compassione per quell'uomo. Allora già il lebbroso, già soltanto a ricevere questa carica di amore che si chiama compassione, già ha sentito un miglioramento in se stesso. Gesù si è fermato così. Cosa ha fatto poi? Lo ha toccato. Vi ho detto prima che per legge era proibito questa cosa, ma di più ancora, faceva schifo toccare il lebbroso. Toccare il corano non fa schifo, ma il lebbroso sì, perché c'era la lebbra addosso. E Gesù, una cosa schifosa, gli faceva schifo o no? Come no? Di più di quanto di noi, soltanto che lui, pur di condividere la sofferenza del lebbroso, ha superato la sua repulsione naturale allo schifo della lebbra e lo ha toccato. Così che il lebbroso, a bocca aperta: ma come mi hai toccato? Non hai schifo di me? Ed ecco una grande realtà: Gesù non si schifa di nessuno. Per quanto uno possa essere caduto in basso, fare schifo come essere umano, Gesù non ha schifo di nessuno. Se uno qui pensa di fare schifo a Gesù Cristo per i suoi peccati, per le sue mancanze, perché non vale niente, e si giudica da solo, beh, vi dico che sta sbagliando. Non facciamo schifo a Gesù Cristo, nessuno di noi. Gesù ci ama, così come siamo, schifosi come siamo. L'ha toccato. In inglese toccare si dice touch. Che bella questa espressione. Il tocco divino. Touch. Che cosa è successo? La carne del lebbroso e la carne di Gesù Cristo. La carne dell'uomo che stava morendo con quella malattia, la carne del Figlio di Dio fatto uomo senza peccato. Chi vince tra queste due carni? E lì la parola: io lo voglio, sii guarito. Magari, Signore, così per tutte le preghiere che facciamo, questa grande risposta: io lo voglio, sii guarito.